Buonasera a tutti. Sì, poche parole, anche perché lui parlava poco, Dio, parlava poco fuori dal campo. Il campo si faceva sentire anche perché così abbastanza era il nostro libero, quindi era sempre dietro di noi, noi eravamo sempre Marina, la mantenevamo sempre alta, quindi qui c'è anche Pasquale che può parlare. Infatti, guardando le immagini, me ne ricordo fin troppo bene quelle situazioni, perché era sempre sicuramente un grande portiere, ma perché era un portiere atipico, un portiere di cui tutti gli allenamenti bastavano giocando, ti rendevi conto che comunque, anche se ti superava la palla, sapevi che c'era lui dietro di te. Fatemi capire, ma all'epoca, mi rivolgo a Pasquale, ho rivisto quando Zeman dice non sempre ci riusciva, poi ho visto un certo Van Basten che ti superava ai noi, vabbè, l'avrei anche fermato prima, e segnava, quindi segnava anche a Franco. Ma poi, per esempio, finiva la partita, poi è stato un 8-2, ma altre partite dove mi capitava di prendere gol, nello spogliatoio durante la settimana, tu e lui magari, però potevi coprire meglio, no? La colpa è tua sul palo. Beh, tanto ci capitava di condividere altri momenti, cioè quello del campo era un lavoro, quindi se decidi di condividere tempi insieme a una persona vuol dire che c'è qualcosa che va ben oltre. E siccome sono stato uno dei pochi, almeno inizialmente, e di questo non ne sono fiero, anche se poi faccio fatica a parlare, a condividere anche momenti in periodi un po' meno sereni, quando le cose non andavano, soprattutto chi come noi viene da città come Matera, Settefrisa, come Foggia, e quindi dove la realtà è abbastanza difficile. E ricordavo adesso, sinceramente, mi fa un po' tristezza, no? Mi vengono Stasera. in mente tante cose che non sto qui a dire perché sono mie. Però un ricordo di vita vera in campo. In campo, cosa dire, con Franco c'era un'intesa che andava oltre, leggeva prima la situazione, non c'era bisogno di allenarsi più di tanto, premesso che Zeman la fase difensiva l'allenava sempre poco, quindi forse perché sfidava di chi componeva il reparto, Franco era uno di questi che gli dava la possibilità anche di eccedere a volte, di rischiare qualche anticipo, perché sapevi che alle spalle aveva una persona che comunque ti Aspetta, una battuta finale, che ti porti di qui dentro? proteggeva. E ci sarebbero tante cose Una cosa da da portarti nel resto della tua carriera. aver conosciuto un grande portiere, un grande uomo, perché comunque io ho condiviso 5 anni con lui, quindi Serie A, Serie B, quindi una persona che poi mi ha avuto un grandissimo rapporto, quindi